Partite come questa è meglio dimenticarle, sia per il gioco mediocre che per le scorrettezze che vedremo. E dire che l'inizio non è brutto, come dimostrano questo bel tiro di Colombo deviato in angolo dal bravo Zibettino. E l'azione al 13° minuto di Bredesen, che si destreggia in area e batte di forza viola mandando in vantaggio la sua squadra. E un minuto dopo Vivolo non raddoppia per un soffio tuffandosi su una centrata di Burini. Poi il binomio Boniperdi-Montico parte alla ricerca del pareggio. Sbaglia la prima occasione. Ma ci riesce al 40° col perfetto passaggio di Boni a Montico che aggancia, tira e segna gol. Nella ripresa il gioco prende una brutta piega. Qui vediamo Colombo tagliar fuori irregolarmente Sassi e l'arbitro non se ne accorge. Sul corner respinge di pugno Zibetti, riprende Presti in modo da farci ammirare un nuovo splendido intervento. Al 28° tutto deciso, Bredesen ancora lui scavalca con un pallonetto viola e segna il gol della vittoria laziale. Proteste collettive dei difensori bianconeri che ritengono fallosa l'azione di Bredesen. Ed espulsione di Oppetto. 3 minuti dopo, il calcio lascia il posto al pugilato, sia in campo che sulle tribune. Alcuni giocatori, tra cui Boniperti, finiscono al tappeto. E mentre la folla inferocita chiede giustizia, sventolando gli ombrelli, Boni paga per tutti e va a raggiungere Oppetto. C'è anche un tentativo del tutto innocuo di invasione con Burini, agente dell'ordine numero 1. Il resto della partita non ha storia, meglio dimenticarla, è stata proprio brutta.